A questo punto noi andiamo avanti e come annunciato è il momento di parlare dell'era glaciale 5. E che con te quello è un problema? Eccolo lì! Un gigantesco asteroide sta precipitando verso di noi! Non temere, la chiave è in questa tavola. Andiamo sul luogo della collisione, cerchiamo indizi e decidiamo se evacuare. Chi è così stupido da pensare di poter evacuare? Crash, Eddie, pronti ad evacuare! In bagno. Voi cercate di salvare la pelle e noi voliamo verso le stelle, sicuri come quegli uccelli. Una casualità. Poveri noi. E stavolta davvero poveri noi con l'era glaciale 5, dove il pericolo arriva dai meteoriti, dalla galassia che si sta infrangendo sulla Terra. Sempre grande divertimento con le avventure di questa strampalata comunità di animali preistorici che si muove cercando di salvaguardare il proprio futuro da quello che poi inevitabilmente sarebbe successo, ma soprattutto anche quella di una sorta di scoiattolo preistorico alle prese eternamente con una ghianda che si chiama Scrat, che tutti conoscete, che è diventato un beniamino del pubblico ormai da parecchi anni e che questa volta ha un papà animatore che è un signore, un ragazzo italiano, che si chiama Gianluca Fratellini ed è che è in collegamento con noi. Ciao Gianluca! Ciao Franco, ciao, grazie, saluto a tutti, ciao! Dalla Puglia con furore potremmo dire per Gianluca Fratellini, ormai affermato animatore di alcuni dei titoli più belli degli ultimi anni, nei team di lavoro di Rio, tanto per intenderci, di Hotel Transilvania, adesso appunto dell'era glaciale 5, ne parleremo fra poco, anche del prossimo disneyano attesissimo La Bella e la Bestia. Però Gianluca, il tuo lavoro su questo film è stato proprio su Scrat, che è uno dei beniamini del pubblico. Sì, Scrat come tanti altri personaggi del film, quindi mi sono davvero divertito a mettere mano, diciamo, su questo personaggio che ho sempre amato e visto sin dal 2002, l'anno in cui uscì il primo film. Quindi, diciamo, metterci proprio le mani sulle ossa di questo personaggio per poterlo deformare, animare, era quasi un sogno che si è avverato, quindi sì, mi ha fatto davvero un grande orgoglio poterci davvero lavorare con questo film e animarlo a mia maniera, diciamo. Ecco, cos'è la tua maniera? Perché poi è anche interessante capire che la mano di un animatore fa cambiare un po' il personaggio. Qual è stato il tuo approccio a questo lavoro e a questo personaggio? Sì, esatto. In realtà noi abbiamo la libertà quindi di creare i movimenti e di interpretare la voce degli attori che si registrano prima dell'animazione, e quindi abbiamo poi la possibilità di interpretare i movimenti e di metterci qualcosa di personale, di nostro, di qualcosa che, non so, ci può interessare, oppure qualcosa di familiare come movimento, come espressione facciale. Quindi ci ispiriamo alle persone che ci sono più vicine, oppure a personaggi famosi di film, attori, quindi abbiamo parecchia libertà in questo senso. Ecco, e quando pensavi a Scrat, quando ti hanno affidato questo lavoro, Gianluca, a quale personaggio hai pensato? A chi si avvicina di più secondo te? Beh, Scrat è l'unico personaggio che ha libertà di espressione 360 gradi, quindi abbiamo davvero libertà di disegnare le pose facciali, di distruggere quasi le mesh del personaggio, di davvero creare qualcosa che immaginiamo e magari che non esiste, quindi lì c'è davvero piena libertà. Ecco, la scena che molti, almeno qua in Italia, hanno visto nei promo del film è quella in cui Scrat, con la famosa ghianda sempre sotto braccio, passa in mezzo alle forche caudine di una porta automatica che si chiude e si apre da tutte le parti. Che scena è stata quella? Quella è davvero una sequenza, è davvero la più, forse la più divertente di Scrat, perché è il momento in cui cerca di rincorrere la ghianda anche nello spazio, e quindi ci sono state alcune scene che hanno tagliato purtroppo per problemi tecnici, però diciamo che bene o male sono riusciti a raccontare bene la sequenza. Era davvero complicata perché c'era il sistema solare, quindi per esempio tutta la scena del sistema solare ho dovuto ricrearla, e quindi muovere anche i pianeti, il personaggio che si schianta sul vetro, poi c'è la parte in cui passa dalla tuta fino al tubo, fino all'astronave, quindi
anche quella è davvero comica. Lì hai attinto, Gianluca, anche un po' a tanto immaginario di fantascienza, insomma, vista nei tuoi anni da spettatore di cinema, perché c'è un po' dietro l'accelerazione delle particelle, c'è dentro un po' tutto quel mondo lì. Sì, il Big Bang, tutto quanto, sì, c'è davvero da delirare, diciamo. Quando si fanno questi film non bisogna ragionarci troppo, ma davvero lasciare spazio alla fantasia. Anche perché Scrat è un personaggio che intanto è il fil rouge di tutta la serie, di tutta la saga. Siamo arrivati al quinto episodio, hai detto tu 2002, vuol dire 14 anni ormai sulle scene, ed è quello un po' che ci dice che la storia continua, che il tempo è una cosa, come dire, veramente talmente dilatata che un personaggio come lui può inseguire per sempre questa ghianda, no? Sì, guarda, il personaggio di Scrat può essere magari, non so, può essere considerato, non troppo considerato, ma in realtà è un messaggio abbastanza forte, che è quello di mai lasciare andare l'obiettivo, diciamo, mai smettere di rincorrere i propri sogni, i propri obiettivi. Quindi anche se è l'unico personaggio che non parla, è quello che forse comunica di più ciò che ognuno di noi prova, magari, no? Quindi è davvero interessante. E poi la voce del personaggio è sempre stata quella del regista, di Chris Wedge, del primo Ice Age. Quindi lui si è divertito sempre a fare i primi suoni di verso di Scrat. Ecco perché anche il logo dell'azienda. Certo, assolutamente. Ecco, da Scrat a Bell, potremmo dire, quasi chiamarlo la Bella e la Bestia davvero. Hai lavorato al nuovo, imminente Disney, penso uno dei film più attesi della stagione, perché ci sono almeno tre generazioni di bambine e di ragazzine che stanno aspettando quel film in carne e ossa, che è stato il cartone animato della loro infanzia. Cosa hai fatto nella Bella e la Bestia? E anche lì ti sei occupato di un personaggio? Allora, sicuramente non la Bella, perché la Bella è Emma Watson e la fa davvero bene, davvero in gamba. Mi sono occupato di Lumière e tutti i personaggi dell'originale, del film originale in 3D, quindi guardaroba, Lumière, c'è anche l'orologio, c'è anche Plumette, che sarebbe in italiano sarebbe la spolverina. Beh, giusto, sono assolutamente, sono i personaggi forse più simpatici, iconici, quelli a cui i bambini sono più affezionati, sono quelli che cantano Stia con noi, no? Esatto, quindi abbiamo dovuto rispettare comunque la loro personalità del film originale, però ovviamente non posso raccontare molto, ma è stato comunque attualizzato parecchio per rendere il tutto omogeneo con il girato live, ecco, con Emma Watson. Però una cosa ce la puoi dire, Gianluca, ritroveranno gli spettatori esattamente quello che succedeva nel cartone animato, quelle canzoni, quelle frasi, quelle parole, cioè il film è quello, sì, ma stavolta in live action. Forse anche fatto più in grande, ecco, esagerato in maniera positiva. Eh beh, allora davvero, allora noi ti aspettiamo qui alla Rosa Purpurea per parlarci anche della Bella e la Bestia, quando potrai farlo. Per il momento davvero un grande abbraccio, siamo orgogliosi di avere come amico di questa trasmissione e anche come animatore italiano che ci fa onore nel mondo, Gianluca Fratellini. Un abbraccio da Londra, quindi saluti a tutti quanti, va bene? Arrivederci. Ciao. E allora Gianluca Fratellini alla Rosa Purpurea, adesso viabilità, fra poco torniamo per parlare di Venezia. Venezia 73 alle porte, la mostra del cinema, ne parleremo con Adriano Aiello di Film TV, e quindi restate con la Rosa Purpurea.